Va bene, io vorrei innanzitutto ringraziare molto Patrizio, Carlo e tutti quanti voi che avete accolto l'invito a vederci in questa sede. E io so bene che diversi di voi che stanno qui nel 2011 hanno votato, e io dico comprensibilmente per Di Maggio, perché il Partito Democratico si era suicidato, si era dato una coltellata in piazza al ballottaggio, Di Magistris da una parte e il centrodestra dall'altra parte. La scelta è stata abbastanza inevitabile, non dico per tutti, ma per molti napoletani, anche per molte persone di sinistra. Dopo 5 anni, se De Magistris avesse fatto bene, tutte le nostre discussioni di stasera e delle scorse settimane sarebbero inutili, perché se avesse fatto bene, a voi che lo avete già votato nel 2011 se ne sarebbero aggiunti altri, perché dice ha fatto bene. Se invece non se ne aggiungono altri, anzi c'è delusione tra molti di quelli che l'hanno votato, questo è il segno della situazione. Io cerco di dirlo nel modo più semplice, no? E la delusione da che cosa nasce? Nasce dal fatto che il Comune non ha mantenuto in questi 5 anni le promesse che si potevano e dovevano mantenere, non quelle più difficili, non il lavoro e lo sviluppo che richiede tempo, investimenti pubblici e privati e non dipendono soltanto dal comune, ma le buche stradali dipendono dal comune, è la prima cosa, se no che cos'è un comune? Gli autobus in un tempo ragionevole dipendono dal comune, la manutenzione delle strade, dei giardini pubblici, degli spazi verdi, degli immobili pubblici dipende dal comune. E la delusione riguarda esattamente, se posso dirlo in questo modo, le piccole cose semplici, perché poi i napoletani non chiedono l'impossibile, ma chiedono che le situazioni di maggiore degrado civile vengano affrontate. Questo a me sembra il punto, che riguarda diversi quartieri. Io sto girando molto in questi mesi, state più volte a Ponticelli, a San Giovanni, ci siamo già visti, incontrati, ci incontreremo ancora, la situazione è davvero molto, molto pesante. E devo essere schietto, io con Di Magistris non faccio mai cose perché lui è sindaco, io ho fatto il sindaco, cerco di mantenere sempre un giusto stile, so quanto è dura, so quanto è difficile, quindi insomma, però lui nasconde la realtà, secondo me, in primo luogo a se stesso, non solo agli altri. Si rifiuta di vederla. È perfino un fatto psicologico. Si vede dal fatto, a me mi colpisce molto quando lo conosco poco, ma quando lo vedo in televisione, lui sta sempre così. Lui guarda sempre... non guarda mai a terra per vedere le buche e non guarda mai le persone negli occhi. C'ha un rapporto distorto con la realtà. Lo dico anche io perché, che fra l'altro, io sono schietto, sì. Io vengo da quella storia lì. Quella storia lì non c'è più. Quindi, per me, se De Magistris, il sindaco in carica, avesse fatto bene, io stasera non sarei qua. Con il massimo di schiettezza. E che mi importava a me? Se era arancione o del PD o non del PD. Il sindaco di Napoli è il sindaco. È un'altra cosa, mi permetto di dire. Perché quando tra 2 anni si voterà per Roma, ognuno di voi che sta qui, ognuno di noi, sceglierà se votare per Renzi
o se votare contro Renzi. Quindi mi permetto soltanto di dire che la crisi della partecipazione va molto al di là del governo attuale, dura da tanto tempo, noi dobbiamo farci sempre un discorso di verità, e già prima che a Roma arrivasse Renzi, purtroppo, il livello della crisi democratica era molto grande, e noi già da anni abbiamo che il primo partito in Italia in assoluto, di gran lunga superiore a qualunque altro, è il partito dell'astensionismo, e questo chiama in causa grandi ragioni su cui potremmo tornare a lungo. Lo dico per sottolineare che abbiamo un problema enorme a livello nazionale e a livello cittadino. Nella nostra Emilia Romagna, un luogo caro credo a molti di noi che stiamo qui, alle ultime elezioni ha votato il 37% dei cittadini, 37%. Renzi c'entra poco con il fatto che ha votato il 37%, per dirci le cose, io penso, nel modo più giusto. E infine sottolineo che appunto, va bene, un conto saranno le legittime scelte che ognuno fa quando si vota per Roma, ma ora noi votiamo per Napoli, e io penso che noi dobbiamo mettere Napoli davanti a qualunque altra cosa. Posso dirlo in modo più schietto: per me Napoli viene prima del PD, prima di SEL, prima di Rifondazione, prima degli Arancioni e prima di qualunque altro. Per questo anche io sto qui. E chi mi conosce sa, poiché l'ho fatto nel 1993, che io mi rivolgo alla città. D'altra parte, se noi vogliamo vincere, noi dobbiamo rivolgerci alla città, anche a tanti delusi, non da Di Magistris soltanto, ma delusi dalla politica in generale, che non vanno al voto. Io, se c'è una cosa che mi fa molto piacere in queste settimane, è che vedo tante persone che si sentono rimotivate alla politica, che torneranno a votare dopo molti anni che non vanno più a votare, e io questo lo considero una cosa importante, comunque vada a finire. E sempre per schiettezza dico che se noi vogliamo riprendere un discorso che abbiamo fatto, se ci prendiamo un attimo a pensare le cose fatte a Barra, a San Giovanni e a Ponticelli, riguardano gli sforzi che abbiamo fatto negli anni 90. Poi io condivido, abbiamo avuto persone onestissime al comune, ma non abbiamo avuto più una forza espansiva. Noi dobbiamo riprendere un discorso interrotto, con tante cose che si possono fare. Dobbiamo riprendere questo discorso interrotto rivolgendoci a tanti e sapendo che lo scoglio delicato che abbiamo è questo di domenica 6 marzo. Non domani, l'altra domenica, abbiamo 8 giorni davanti a noi. E io lo dico nel modo più convinto e più semplice: se noi ce la facciamo possiamo andare avanti, e io so che posso fare questa battaglia che io faccio non tanto contro De Magistris, ma per andare oltre De Magistris. Non so se è chiara la differenza, e so che posso farcela. Se il 6 marzo non ce la faccio io, queste forze che partecipano al 6 marzo se lo sognano di andare al ballottaggio, si fermano in partenza. Questo è completamente... Questo anche un bambino lo capisce questo, e anche un bambino intende che altri candidati si sono candidati e sono stati candidati non per cercare di battere Di Magistris, ma per cercare di battere me. Ho capito. Presidente, ho fatto la domanda, ma no, perché ho visto Bassolino un'altra volta, sì, ci sarà una classe, sì, di nuovo, va bene, va bene, quindi, ma questo è... Però mi ha detto di no, che non ci sono queste cose. E io se vado avanti,
vado avanti per fare che cosa? Per riprendere un discorso interrotto, fare tante cose di decoro che si possono fare e per cercare di riprendere anche un discorso sullo sviluppo. Come si fa a riprendere un discorso sullo sviluppo? È possibile se c'è una collaborazione tra il comune, la regione e il governo nazionale, che oggi non c'è, perché oggi c'è la guerra tra il comune e il governo nazionale. E se c'è una sinergia di investimenti pubblici e privati, e infine se sappiamo utilizzare e spendere bene risorse che ci sono. Per Napoli Est c'erano 217 milioni, non è stato speso nulla. Le poche risorse che sono state spese sono per la ripavimentazione di Via Marina. Basta. 217 milioni che possono essere spesi per riprendere la riqualificazione urbana che abbiamo avviato tanti e tanti anni fa e per avere quegli investimenti capaci di creare lavoro per le nuove generazioni. Questo spetta fare, a non è che il comune lui può creare lavoro, ma il comune deve creare le condizioni perché gli investimenti pubblici, date diverse esperienze, lo dico in modo più schietto, se vado avanti e ce la faccio, io intendo fare esattamente come feci nel 1993. Cioè, 1993. Ve li ricordate gli assessori scelti allora? Di quel livello. Scipione Bobbio, scienziato internazionale. Riccardo Marone, De Lucia Vezio, migliore urbanista italiano. Tutti così erano. E così io faccio. E una delle ragioni per cui ci sono tante resistenze su di me è perché sanno che con me nessuno può alzare il telefono per dirmi fai questo assessore, perché io prendo il telefono e lo abbasso, chiunque sia dall'altra parte del telefono, a Napoli o a Roma, perché il sindaco fa il sindaco. E per questo vi chiedo una mano per vincere questa partita del Senato. Se la vinciamo, per vincere dobbiamo fare andare a votare tante persone, tanti cittadini, tanti, tanti. Possono votare tutti. Iscrizione, documento elettorale, documento di identità. Se ce la facciamo, ci rivegliamo qui, in questa, in altre sedi, facciamo la battaglia. È in salita, ma è in salita per tutti questa battaglia. È in salita per De Magistris, per i 5 Stelle, per il centrodestra. Dobbiamo superare questo scoglio e poi assieme noi che siamo qui e tanti altri, io penso che possiamo fare. Io ce la metto tutto con la mia passione e vi chiedo di darvi una mano. Grazie a voi.